aumento del recupero di materiali da raccolta differenziata che sale sfiorando il 95%, una filiera del riciclo che genera ricchezza per 9 miliardi di euro, investimenti in innovazione, efficientamento e risparmio energetico. Sono alcuni dei risultati raggiunti dal gruppo ERA raccontati nel report sulle tracce dei rifiuti, presentato a Ecomondo, la fiera della Green Economy di Rimini. Fare i puntati per cominciare sulla raccolta differenziata e sull'aumento della materia recuperata. Noi rappresentiamo il 6% del mercato italiano, quindi raccontiamo dove vanno a finire 900.000 tonnellate di raccolta differenziata. E dove vanno? Per il 94,5% sono recuperate e riciclate e il 90% di questo 95% è completamente riciclato. Questo sta a significare che oltre 270 kg per ogni abitante vengono indirizzati verso la green economy. Indirizzati dove? A circa 160 imprese che danno lavoro a 19.000 occupati. Rifiuti, ma non solo, perché il gruppo ERA è impegnato anche in progetti innovativi su quello che viene chiamato il biociclo, ossia il recupero di energia dalle componenti organiche dei rifiuti. Il progetto simbolo per noi è l'impianto di biometano che stiamo costruendo a Sant'Agata, vicino a Bologna, che assorbirà la produzione di 120.000 tonnellate di rifiuti umidi per produrre 7-8 milioni di metri cubi di biometano che serviranno sia per alimentare i mezzi di autotrasporto che anche eventualmente alimentare i sistemi di riscaldamento delle famiglie. Ma l'innovazione del gruppo va anche verso lo sviluppo di nuove soluzioni. Ad esempio per produrre biometano da altre matrici organiche, così come progetti che stiamo sviluppando ad esempio per il riuso dell'acqua depurata, certamente non per usi alimentari ma per usi industriali, e questo dà un'efficace risposta a quella che è una delle tematiche del miglior utilizzo di una risorsa preziosa come l'acqua.